fedeli, nei suoi esercizi spirituali, Sant'Ignazio descrive la strategia che segue il demonio per chiamare l'uomo al suo seguito, per allontanarlo cioè da Dio e condurlo con sé all'inferno. Per prima cosa, così ci viene detto, Satana tenta l'uomo con le ricchezze, stimolando in lui un affetto disordinato verso i beni che possiede e ancora verso quelli che desidera possedere. Ed è questa affezione sregolata che allontana l'uomo da Dio, perché lo allontana dalla sua volontà. Dio vuole infatti che ci serviamo del denaro, di ogni altro bene che ci appartiene, come d'un mezzo utile al suo servizio. Se quindi il servizio divino richiede talvolta la rinuncia ai nostri beni, a una parte di essi, dovremmo essere pronti a rinunciarvi, perché altrimenti essi non sarebbero più un mezzo per servire Dio, ma al contrario ne diventerebbero un ostacolo. E questo attaccamento eccessivo alle ricchezze ci impedirebbe di amare Dio sopra ogni cosa e di amare il prossimo come noi stessi. Diventerebbe non soltanto un grave impedimento al servizio di Dio, ma ancora all'esercizio della carità, come ci mostra il Vangelo di questa domenica, e come conferma questa istruttiva vicenda dell'Antico Testamento. Il profeta Eliseo, ricorderete, guarisce miracolosamente dalla lebbra Naaman, il capo dell'esercito del re della Siria. E questi, in segno di gratitudine per la grazia ricevuta, vorrebbe fare un dono prezioso al suo benefattore, il quale però non accetta nulla. E così, ancora più edificato proprio dal disinteresse dell'uomo di Dio, Naaman riprende il cammino per la Siria, oramai disposto a servire il solo e vero Dio. Il servo di Eliseo, Giezi, non approva però la condotta del suo padrone e insegue di nascosto l'ospite straniero per chiedergli un dono. Com'è vero che vive il Signore, così dice tra sé, gli correrò dietro per ricevere da lui qualche cosa. E ottenuto ciò che desiderava, Giezi ritorna a casa, dove però viene severamente ripreso da Eliseo, che, informato da Dio di quanto era accaduto, gli rivolge queste dure parole. Ora che hai ricevuto quell'argento e potrai comprarti vesti, uliveti, vigne, pecore, buoi, servi e serve, s'attaccherà a te e alla tua discendenza per sempre la lebbra di Naaman. Giezi, così conclude il testo sacro, partì dalla presenza di Eliseo, coperto di lebbra e bianco al pari della neve. L'attaccamento alle ricchezze lo aveva condotto ad allontanarsi dalla carità che sentiva verso il suo padrone e anche dalla gratitudine che doveva avere nei suoi confronti. Ecco che questa bella vicenda ci mostra quanto è grave l'insidia che nascondono le ricchezze e l'affetto disordinato nei loro confronti. È un ostacolo al servizio di Dio, ma anche all'esercizio della carità verso il prossimo. Ci toglie infatti a poco quella benevolenza e quella misericordia che Gesù tante volte raccomanda nelle sue parabole e che ha voluto mostrarci prima ancora col suo esempio. E nel leggere la parabola del servitore iniquo proviamo tutti una giusta indignazione di fronte alla condotta di quest'uomo scellerato, che dopo aver ricevuto dal re in condono di un immenso debito esige in un modo così crudele ed impietoso che gli venga pagato un debito in fin dei conti davvero irrisorio. Ci indigniamo, certo, così come arse di collera e di sdegno il re Davide alle parole del profeta Natan. Vi erano due uomini della stessa città, così gli aveva detto, un ricco e uno povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, ma il povero non aveva nulla
se non una sola pecorella, che gli aveva comprata e allevata. Essa gli era cresciuta in casa insieme con i figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco e questi, risparmiando di prendere dal suo bestiame per preparare una vivanda al viaggiatore che era capitato da lui, portò via la pecora a quell'uomo povero e ne preparò una vivanda per l'ospite venuto a trovarlo. Allora l'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo e disse a Natan: «Per la vita del Signore che ha fatto questo merita la morte. Pagherò quattro volte il valore della pecora, pagherà quattro volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non aver avuto pietà». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo». E la liturgia di questa domenica, cari fedeli, non fa che ripetere anche a noi queste stesse parole: «Tu sei quell'uomo», poiché anche noi ci comportiamo talvolta come servo iniquo della parabola che abbiamo ascoltato. Ci comportiamo come lui quando conserviamo rancore verso il prossimo, quando di fronte a un'ingiustizia subita non facciamo altro che richiamare alla memoria le ragioni per cui la colpa altrui è grave e merita soddisfazione, alimentando così il nostro risentimento e il nostro malessere, anziché sforzarci di perdonare e di pregare per coloro che ci hanno offeso. Quando siamo fin troppo indulgenti nel considerare le nostre mancanze e ci mostriamo invece rigorosi nel giudicare e condannare le mancanze altrui. Quando infine ripetiamo più volte al giorno il Padre nostro, senza considerare come dovremmo le parole che pronunciamo. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Beninteso, in certi casi è solo non opportuno, ma addirittura doveroso, esigere soddisfazione. Ciò non toglie, tuttavia, che dobbiamo essere sempre disposti a perdonare e quindi a pregare, soprattutto per coloro che ci fanno torto, col cuore ricolmo di gratitudine verso Dio che ci ha perdonato un'offesa infinitamente più grande, che ci ha condonato un debito che non avremmo mai potuto saldare. Il servo iniquo della parabola ben figura ciascuno di noi nei confronti di Dio ha un debito incalcolabile. E l'introito della messa ci ricorda chi è il Re verso il quale siamo debitori. Nel tuo dominio, Signore, sono tutte le cose e non vi è chi possa resistere al tuo volere. Tu facesti tutto, il cielo, la terra e tutto quello che è contenuto nel giro dei cieli. Tu sei il Signore di tutte le cose. Ecco che abbiamo offeso e già questo dovrebbe bastare a confonderci. Questo è il Dio verso il quale abbiamo peccato. Ma ciò non basta. Ciò non basta perché abbiamo l'ardire di offendere non solo il nostro Creatore e Signore, ma anche il nostro Salvatore. Offendiamo col peccato non solo colui che ci ha creato, ma anche colui che ci ha redento a prezzo del proprio sangue e della propria vita. Il nostro comportamento, pertanto, è ben peggiore di quello del servo iniquo. Solo la fede, tuttavia, può proteggerci dalle insidie del maligno, dalle massime del mondo e dall'amor proprio che ci conducono a un tale accecamento. Chi potrà, infatti, ritenere non soltanto un bene, ma addirittura una beatitudine, il patire e il sopportare le ingiustizie, le calunnie, la derisione e il disprezzo del prossimo, la privazione dell'onore e delle ricchezze? Potrà farlo solo colui che sarà armato, come ricorda San Paolo nell'Epistola,
dello scudo della fede e che la luce della parola di Dio orienterà i propri pensieri e dirigerà tutta la propria condotta, libero dagli attaccamenti del mondo e dalle suggestioni del maligno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù Cristo.